L'ordinanza della Corte Costituzionale, aprendo a una parziale legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, segna una forte soluzione di continuità con la tradizione giuridica occidentale, dove è largamente consolidata l'esclusione di un diritto a morire e di un correlativo dovere dello Stato o di terzi di aiutare l'individuo a cessare di vivere. L'impostazione proposta dal giudice delle leggi suscita forti perplessità, sia per l'inedito superamento di un assoluto divieto penalmente sanzionato di assistere altri nel suicidio in un ambito fortemente connotato dalla discrezionalità legislativa, sia per l'apparato argomentativo utilizzato, che nei confronti di coloro che vengono definiti malati irreversibili esposti a gravi sofferenze, contesta l'esistenza di limiti all'autodeterminazione in funzione di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti. Innanzitutto, la Consulta fa derivare dal principio del consenso informato la parziale illegittimità costituzionale del divieto di aiuto al suicidio. Per questa ragione si rivela necessario tracciare alcune distinzioni tra problematiche che nella decisione appaiono invece purtroppo non del tutto distinte ed anzi sovrapposte. Mi riferisco in particolare alla fondamentale differenza tra rifiuto di cure ed eutanasia. Secondo l'ordinanza, dal momento che il diritto al consenso informato permette al paziente di lasciarsi morire, rifiutando anche i trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, risulterebbe irragionevole la preclusione legislativa di pretendere trattamenti diretti a determinare la morte. In altri termini, aggiunge la Corte, se il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rinunciare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale, pur se ne possa derivare l'anticipazione del morire, sarebbe privo di giustificazione sul piano costituzionale il divieto assoluto di somministrare farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte. Tuttavia, a mio avviso, ravvisare nel consenso informato il presupposto imprescindibile per l'esecuzione di ogni atto invasivo della sfera fisica non è in grado di fondare la diversa pretesa del paziente di esigere dal medico qualsiasi prestazione desiderata, compresa quella eutanasica, come dimostrano le previsioni già richiamate, racchiuse nell'articolo 1,6 della legge 219 e nell'articolo 22 del codice deontologico, previsioni che escludono che il medico abbia obblighi professionali se il paziente richieda trattamenti contrari non soltanto a norme di legge ma anche alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali o in contrasto con la propria coscienza. Ed è opportuno ricordare che l'articolo 22 del codice deontologico, ma in generale le norme deontologiche che sul piano internazionale regolano la professione medica, lo ricordava questa mattina anche il professor Gambino, affermano perentoriamente che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. E dunque, per questa ragione, il consenso informato che autorizza l'esecuzione del trattamento del quale assicura la dimensione partecipativa rappresenta il fondamento di legittimazione del rifiuto di cure, anche quando ne possa derivare la fine del paziente, ma non può giustificare la diversa condotta del terzo di cooperazione nella morte altrui. Il rifiuto di cure, infatti, si distingue dal suicidio assistito per almeno quattro profili: causalità, intenzionalità, termine di riferimento oggettivo, ambito valutativo dei terzi. Innanzitutto, sotto il profilo della causalità, è opportuno ribadire la distinzione tra lasciare morire e uccidere, cioè tra le omissioni che portano alla morte e le azioni che arrecano la morte. Nel caso del rifiuto di cure, il decesso è conseguenza diretta del percorso naturale e fisiologico della malattia e soltanto indiretta dell'interruzione della terapia, mentre nel suicidio assistito la morte è provocata attivamente dall'intervento del terzo. In secondo luogo,
quanto all'elemento soggettivo, con le parole sapienti utilizzate dalla Cassazione nel caso Englaro, il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per una ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale. Ancora, l'irriducibilità della pretesa eutanasica al diritto al consenso informato è misurabile quanto al termine di riferimento oggettivo, che non è un trattamento sanitario con funzione di cura della salute del paziente, ma la somministrazione di una sostanza letale finalizzata alla sua soppressione. La morte non è una cura e dunque dalla libertà di autodeterminazione terapeutica non può desumersi il diritto di essere aiutato a morire. Da ultimo, se la pretesa di aiuto al suicidio potesse fondarsi sul principio del consenso informato, dovrebbe escludersi ogni ambito valutativo dei terzi sulle motivazioni che lo animano. Nel caso di rifiuto di cure, ad esempio, il medico è tenuto a rispettare sempre la volontà del paziente, senza che assuma nessuna rilevanza le motivazioni, le giustificazioni che sostengono il rifiuto, che potranno avere carattere religioso, esistenziale, altruistico, patrimoniale. Diversamente, la richiesta di aiuto al suicidio, come prevedono i pochi ordinamenti che l'hanno legalizzata e come ammette la stessa ordinanza della Corte, esige che il medico verifichi la ricorrenza di specifiche condizioni di malattia e di sofferenza che rendono quindi l'istanza individuale sindacabile ab externo. Pertanto, da quella che è stata definita in dottrina la disponibilità personalissima della vita, che non può formare oggetto di imposizione autoritativa o coattiva, non può farsi derivare la pretesa rilevante nei rapporti intersoggettivi ad essere privato della vita con l'assistenza di terzi per i quali la vita rimane un bene inviolabile. Nella riflessione biogiuridica contemporanea, la legittimità del diritto a morire è sostenuta ricorrendo a due principali argomenti, quello utilitarista della qualità della vita, quello liberale dell'autonomia. La teoria utilitarista esclude che la vita abbia un valore in sé, considerando lecita la soppressione di vite che non valgono la pena di essere vissute, non avendo una sufficiente qualità. E anche nell'ambito di alcune concezioni liberali, diffuse specialmente oltreoceano, si sostiene che la vita ha un valore relativo, dipendente però dalla valutazione soggettiva dell'individuo autonomo, al quale dunque è riconosciuto il diritto a morire sulla base di un giudizio insindacabile. Nell'ordinanza della Consulta è presente un eco di questi indirizzi di pensiero, laddove l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di aiuto al suicidio è ravvisata nella lesione di un preteso diritto a scegliere le modalità per congedarsi dalla vita, conformi alla propria visione della dignità del morire. La Corte infatti non nega che l'ordinamento oggi assicuri alla persona il diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, ricevendo un'appropriata terapia del dolore, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, ma osserva che, come nel caso concreto oggetto del giudizio quo, possono essere i pazienti che non accettino di lasciarsi morire permettendo il decorso naturale della malattia, ma desiderino la somministrazione di una sostanza letale che determini una morte rapida, così dice la Corte. E in simili casi, secondo la decisione in questione, qualora l'individuo giudichi sulla base di una valutazione soggettiva che le proprie sofferenze, non soltanto fisiche ma anche psicologiche, siano intollerabili, la volontà di morire dovrebbe assurgere al rango di un diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, sì da essere inserita in una struttura relazionale. In tal modo il suicidio, da evento, espressione di una mera facoltà o libertà di fatto dell'individuo, diviene oggetto di un diritto, che genera l'obbligo dei terzi di cooperare per la morte altrui. Tuttavia, la configurabilità di un diritto a morire, addirittura come unica soluzione costituzionalmente obbligata nella disciplina della fine della vita, si pone in contrasto con i principi fondamentali del sistema italo-europeo come interpretati dalla giurisprudenza sovranazionale e interna.
che ha messo chiaramente in rilievo che dalla tutela del diritto alla vita, che a differenza di altri diritti fondamentali come quello alla salute non comprende un aspetto negativo, qui la seguo a pronunciarsi, dalla tutela del diritto alla vita non si può desumere un diritto di autodeterminazione nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita. Ma soprattutto il contributo fondamentale apportato dalla giurisprudenza di Strasburgo risiede nell'evidenziare che il compito delle supreme corti, e dunque anche della Corte Costituzionale, in sede di controllo di legittimità del divieto legislativo di suicidio assistito, qual è? È la verifica della sussistenza di una giustificazione ragionevole sul piano della tutela di interessi di rango fondamentale. E sebbene l'ordinanza affermi che il divieto assoluto di aiuto al suicidio non può, cito testualmente, ritenersi preordinato alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non soltanto italiana è invece consolidata l'individuazione di numerose rationes della proibizione, dirette a proteggere valori fondamentali dell'ordinamento. In particolare, la proibizione penalmente sanzionata di cooperare per la morte altrui si considera diretta alla tutela del diritto alla vita, che non riceve una protezione graduabile secondo il livello della sua pretesa qualità, né affievolita all'approssimarsi della morte, alla tutela dei soggetti deboli e vulnerabili, che potrebbero essere più facilmente indotti al suicidio qualora i terzi potessero assisterli anche soltanto nell'esecuzione della scelta estrema, soggetti in condizioni di fragilità, tra i quali rientrano, come avverte la stessa consulta, le persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, e dunque principalmente quei malati irreversibili in condizioni di gravi sofferenze che al contrario vorrebbero sottrarsi dall'ambito di operatività del divieto di aiuto al suicidio. Ancora alla tutela dell'integrità e dell'etica dell'attività medica, della quale la giurisprudenza riconosce ormai l'autolegittimazione in quanto rivolta alla tutela del bene costituzionalmente garantito della salute e non alla soppressione del paziente, proibita dalle norme deontologiche, lo dicevamo prima, norme che rappresentano il fondamento costitutivo dell'autonomia professionale. Come affermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 97, la legalizzazione del suicidio assistito mina la fiducia che è essenziale nella relazione medico-paziente, offuscando la linea ormai consacrata tra guarire e danneggiare. Oltre a scongiurare i rischi di abusi che secondo la Corte esistono nel caso in cui il divieto generale di suicidi assistiti fosse allentato, fossero create eccezioni o disparità di trattamento in base al grado di disabilità dei pazienti. Da una parte, come avverte ancora la Corte Suprema americana, c'è un rischio reale di sottile coercizione, influenza indebita nelle situazioni di fine vita, che rende difficile liberare dai condizionamenti sociali e familiari proprio la scelta dei pazienti più fragili, che sono affetti da patologie gravi e dolorose e bisognosi di cure costose. Dall'altra si tratta di evitare il cosiddetto slippery slope, il pendio scivoloso, che nei pochi ordinamenti che hanno ammesso la liceità di alcune forme di eutanasia ha condotto sul piano giurisprudenziale o della prassi applicativa ad ammetterne altre forme, anche non volontarie, nei confronti di soggetti in condizioni di sofferenza o di perdita di autonomia. Il suicidio, di là dalla questione se l'ordinamento ne compie o meno una valutazione di liceità, rimane un fatto, cioè un evento che non è valutato dalla norma come oggetto di una situazione giuridica soggettiva. Il suicidio è un comportamento umano che non può essere preteso né deve essere tenuto, e per questa ragione non mi sembra fondato considerare tertium comparationis, come all'opposto fa l'ordinanza, la posizione del paziente capace di darsi la morte da solo. È infatti acclarato nella giurisprudenza costituzionale che per valutare l'arbitrarietà di una diseguaglianza di trattamento, il termine di raffronto della disciplina contestata deve avere carattere normativo e non si può identificare con una fattispecie giuridica inesistente nell'ordinamento. Considerare invece la pretesa eutanasica espressione di un diritto soggettivo
la comprende entro un rapporto giuridico del quale fa inevitabilmente parte un correlativo obbligo. Se infatti il potere della volontà di agire per la soppressione della propria vita fosse tutelato dall'ordinamento, verrebbe inserito sotto il profilo strutturale in una relazione con una situazione soggettiva passiva che imporrebbe ai terzi di cooperare con il titolare del diritto per la sua realizzazione. Quindi la collaborazione nel suicidio altrui diventerebbe doverosa per lo Stato e per il medico, che sarebbe tenuto a una prestazione diretta al soddisfacimento della volontà di morire, come dimostra ulteriormente la prefigurazione da parte dell'ordinanza della possibilità di un'obiezione di coscienza. Nella riflessione biogiuridica si è messo in rilievo che il riconoscimento di un diritto al suicidio non equivale alla libertà di suicidarsi, proprio perché implica una procedura giuridicamente regolata e la partecipazione di una serie di figure professionali e di strutture organizzative che sarebbero gravate del dovere di eseguire la pretesa eutanasica del malato. Se infatti l'aiuto a morire è oggetto di un diritto, la sua realizzazione non può essere affidata alla circostanza fortuita della coincidenza della volontà del paziente con quella del medico, ma esige un correlativo dovere di adempiere alla pretesa di soppressione diretta dell'infermo. Questo però stravolge l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che l'articolo 1 della legge 219 del 2017 definisce una relazione di cura nella quale l'autonomia decisionale del medico incontra l'autonomia decisionale del paziente incontra l'autonomia professionale del medico, il quale, come abbiamo detto, può sempre rifiutare trattamenti contrari alla deontologia professionale e deve piuttosto astenersi dall'accanimento terapeutico, evitando il ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati, e accompagnare il paziente non a morire ma nel morire, adoperandosi per alleviarne le sofferenze mediante un'appropriata terapia del dolore che può giungere sino alla sedazione profonda continua. Mentre secondo la Corte Edu non soltanto il divieto assoluto di aiuto al suicidio rispetta il principio di non discriminazione contenuto nell'articolo 14 della Convenzione, ma addirittura esistono, ai sensi di questa disposizione, cito, ragioni cogenti per non cercare di distinguere tra coloro che sono abili e coloro che sono inabili a commettere suicidio senza assistenza, è invece estremamente evanescente la linea di confine tra le varie categorie di soggetti ai quali riconoscere o negare tale nuovo diritto a morire. Infatti, introdotta nell'ordinamento una disciplina che legalizzi parzialmente l'aiuto al suicidio, essa assurgerebbe a quel rango di tertium comparationis di carattere normativo, da negarsi invece alla mera libertà di fatto di suicidarsi, rispetto a fattispecie omogenee che alla luce del sindacato di ragionevolezza verrebbero prevedibilmente ricomprese nell'ambito della futura norma permissiva. Una norma permissiva che quindi non si riferirebbe a casi limitati o specifici, ma acquisterebbe carattere generale. Innanzitutto, l'argomento usato dalla Consulta dell'incapacità di porre fine da soli alla propria esistenza non è riferibile esclusivamente a soggetti tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, e quindi per evitare un'irragionevole disparità di trattamento dovrebbe ammettersi che la prestazione di un aiuto a morire prescinda da tale requisito, che è assente ad esempio in numerose ipotesi di persone affette da malattie oncologiche o neurodegenerative, fonti comunque di gravi sofferenze. Ma più in generale, se il fondamento della pretesa eutanasica è la libertà di autodeterminazione, essa rappresenta un principio in grado di giustificare l'applicazione della disciplina dell'assistenza al suicidio anche a casi ulteriori, nei quali il paziente non è in condizione di dipendenza, ma reputa contrario alla propria concezione della dignità darsi la morte da solo, preferendo ricorrere all'aiuto di un medico in una struttura sanitaria nell'ambito di una procedura regolata dalla legge. E del resto, se la Consulta nega che il divieto di collaborare alla morte altrui sia preordinata alla tutela di interessi costituzionalmente apprezzabili nei confronti di coloro che nell'attuale momento storico sono la categoria vulnerabile per eccellenza, cioè i malati irreversibili in condizioni di gravi sofferenza, è difficile sostenere che invece la ratio del divieto possa rinverdirsi quando a desiderare la morte siano pazienti che versano in una condizione di minore
tragicità esistenziale, quindi sono meno bisognosi di una tutela ordinamentale, quantomeno perché è in grado di esprimere un consenso più libero da interferenze sociali e familiari. E da ultimo l'inserimento nel tessuto normativo di un diritto all'aiuto a morire solleverebbe il problema della sua estensione ai soggetti incapaci di autodeterminarsi, secondo una parabola analoga a quella seguita dal diritto al rifiuto di cure, che condurrebbe a forme di eutanasia non volontaria, cioè senza il consenso attuale dell'interessato. Come? Tramite il ricorso al criterio soggettivo, quando il paziente incapace abbia espresso la volontà di morire mediante disposizioni anticipate di trattamento, o mediante il giudizio sostitutivo, ricostruendo la decisione ipotetica che il paziente avrebbe assunto sulla base della sua complessiva identità, o addirittura in base al criterio oggettivo del best interest, ogni qualvolta il medico o i familiari reputino che la vita del malato incapace non valga la pena di essere vissuta perché priva di autonomia e di sufficiente qualità. A riprova dell'assunto che hard cases make bad laws, la parziale limitazione dell'ambito di operatività del divieto di aiuto al suicidio si trasformerebbe in via interpretativa in un ampio e generale riconoscimento del diritto a morire, mediante l'impiego del sindacato di ragionevolezza sulle diseguaglianze di trattamento rispetto a fattispecie non regolate dalla nuova disciplina, ma che presentano un elemento comune, rappresentato dalla ragione giustificatrice della disciplina regolata. L'ultimo profilo di analisi è il rapporto con il caso che ha dato oggetto alla rimessione della questione di legittimità costituzionale. A me sembra che l'eventuale introduzione, ad opera del Parlamento o di un'eventuale sentenza di accoglimento della consulta, di una disciplina dell'aiuto al suicidio modellata secondo le indicazioni dell'ordinanza, sarebbe difficilmente in grado di produrre effetti nel giudizio a quo. Che attiene a una condotta di agevolazione materiale, lo si è detto, accompagnare il malato in automobile presso una clinica svizzera o eseguire il proposito suicida, una relazione, una condotta del tutto estranea a quella medico-paziente, nella quale invece andrebbe a inserirsi la parziale legalizzazione dell'aiuto al suicidio. E del resto è la stessa Corte Costituzionale, lo si è detto, a invitare il legislatore a regolare la materia nell'ambito della legge 219, senza modificare la norma penale incriminatrice dell'articolo 580 e soprattutto ad ammonire che la liceità della collaborazione nella morte altrui non potrà riguardare, cito, qualsiasi soggetto anche non esercente la professione sanitaria, ma soltanto un medico, e per di più quell'eventuale riserva esclusiva di somministrazione dei trattamenti al Servizio Sanitario Nazionale. Dunque questa dubbia incidenza sul caso oggetto del giudizio incidentale rafforza ulteriormente l'esigenza di verificare la praticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 580, specialmente dinanzi alla mancanza di un diritto vivente, in quanto all'isolata sentenza della Cassazione penale, peraltro risalente al 1998, che aveva accolto la censurata interpretazione estensiva dell'articolo 580, si è recentemente contrapposta nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Vicenza del 2015, Corte d'Appello di Venezia del 2017, ma già una Corte d'Assise di Messina del 97, una proposta di lettura restrittiva dell'articolo 580, che la Corte Costituzionale, forse troppo frettolosamente, ha escluso per una pretesa insuperabilità del tenore letterale della disposizione. Invece questo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata valorizza proprio il testo dell'articolo 580, che punisce la condotta che agevoli l'esecuzione del suicidio, sì da comprendervi soltanto i comportamenti direttamente e strumentalmente connessi alla attuazione materiale del suicidio, senza aggiungere, come sostenuto invece dall'ordinanza della consulta, ad alcuna interpretazione abrogante dell'incriminazione. In conclusione, riconosciuto ormai il carattere necessariamente sistematico e assiologico dell'interpretazione, il giudice comune, specialmente nella soluzione di hard cases, è tenuto a servirsi dell'intero ventaglio di tecniche ermeneutiche consentite dal vigente ordinamento, per ricercare la normativa più adeguata al caso concreto, cioè la risposta applicativa più congrua e ragionevole possibile alla questio facti, la quale non potrà che essere l'interpretazione, ancorché fosse la sola,
conforme a Costituzione. Senza giungere a considerare la decisione di congedarsi dalla vita irriducibile alle categorie della giuridicità e collocata in quello che viene definito un Rex Freier Raum, uno spazio senza diritto, la vicenda, oggetto del giudizio costituzionale, dimostra la struggente attualità del monito di un maestro indimenticato del diritto civile italiano, Giorgio Oppo, il quale avvertiva che il nostro tema, se appartiene al diritto, non appartiene alla legge. Vi ringrazio.